donne, una critica giusta, vera, vera. Io lo faccio dentro alla dinamica dei rapporti del governo. Le donne hanno portato il peso di questa fase di lockdown. L'hanno portato sul piano familiare, l'hanno portato sul piano delle competenze. Vi devo raccontare i nomi e i cognomi delle donne che sono private di poter stare con i loro figli perché stavano in ospedale? O delle donne che si sono fatti carico di situazioni familiari pesantissime perché chiuse dentro a 50 metri quadrati di casa dovevano gestire tutto l'ambaradà? Allora, io le faccio le mie battaglie, a volte le vinco. Ho nominato l'80% del mio staff di vertice femminile. Io le battaglie le faccio, noi le facciamo le battaglie. A volte non si vincono, perché? Perché? Non perché ci sia una sottovalutazione delle competenze femminili, ma perché c'è un posizionamento anche in termini di immagine pubblica molto più sostenuto di tante competenze maschili. Io ho sempre detto alle donne del mio partito e alle donne che conosco per questioni di lavoro che farò di tutto e continuo a fare di tutto per valorizzare il talento femminile. Io credo che ci debba essere qualche uomo in più che si deve far carico della valorizzazione del talento per femminile, perché altrimenti noi dobbiamo sempre essere più brave il doppio, più conosciute il doppio, più simpatiche il doppio, però, e comunque avere sempre la metà. Allora aspetta, Alessandro, lei sulle competenze femminili devo dire che è sempre particolarmente oggettiva.